venit exact cum v-a promis. Cu Jujea nu se va facă viața. Paradis, zis, 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 zis. Astăzi fac viața, iubito, ți-am promis. Să ies cu tine clipe de vis, vis, vis. C'è che una macchina d'epoca mi piacerebbe questa. Tutti gli youtuber dicono, non sai quale, la Civic. La Civica. Dove è la Fiat? Mamma mia, che belle che sono. Che spettacolo di auto. Usavano parecchi i cerchi a cosa? A raggi. Usavano parecchio. Sono adesso o quei tipi lì di cerchi. Prego, prego, prego. E adesso magari c'è in giro quelli che vendono, eh. Di là c'è un tir che non finisce più. Oddio, queste qua con la guida a destra, io, per me sarebbe un incubo guidarle. Adesso la faresti, un incubo. No. Cioè, dove è... Questo qua è il piantone, questi qui sono i classici piantoni. Che quando facevi un impatto te lo ritrovavi lì sul sedile. Ti tagliavano la testa. Te lo ricordi? Oh Pietro. Ah. Friolo Luca. Sì. Suo papà aveva questa qua. Lui si è sposato, poi ha divorziato, poi si è messo insieme un'altra, si è rilasciato e si è abbandonato. Ah, ma non ha figli? No. Ah? No. Ma lavora adesso lungo? Sì, di Olgia, di Legnano. Reparto frutta e surgelati. Guarda questa che bella. Cosa? Mamma mia, che spettacolo di auto. Che bella, che spettacolino di auto. Targa, ti devi aspettare. Una volta venivano chiamate Cabrio, Spider, adesso ha preso il nome di Roadster. Ne hanno modificato, è stato cambiato più volte per definire una macchina cabriolet, non lo ricordo. La Giulietta, questa ce l'aveva mio zio. Mio zio, andava a vedere la Propatria con quella macchina qua. Sì, passava a casa con questa qui. Passava a casa con questa qua. La prende, sì. Proprio questa c'aveva. Aveva il Fiat 128. Poi quando ha comprato la Fiat Duna non ho più voluto uscire con lui. Ho detto no, su quella mi rifiuto di salire. Mi rifiuto. Ma come si fa a prendere? Ma te l'hai mai vista in quei posti qua la Fiat Duna? Non esiste, ma purtroppo non esiste più di un modello. Ma c'è adesso un modello. Anche la Tima. Quando tocca la Fiat, mi mando tutto. Ha un tocco fa. Che bello, col volante della Momo. La Tima. C'è lì una Bugatti.
quella là, l'Alfa Sud, che è quello che tocca la Fiat. 23.500 euro. 23.500. Ma che bella, questa è bella, eh, la bella bella, eh, questa mi piace, va tantissimo. Questa è un'auto che comprerei. Si fa in piazza GPL. Non la compro più. 59.000 euro. Basta. È un 3.000 V6 aspirata. 569.550 esemplari. Anno 2002. Questo è un pezzo da museo, eh. È un pezzo da museo. Questa qua, se adesso vale 59, tra qualche anno, questa qua ha superato i 100, ha superato. È un pezzo da museo quella macchina qua. Però lo sai una cosa? Che non c'è, sì, a parte 3.000 di cilindri, che qua sotto c'è un 3.000. Questa è la cosa strana. A parte che non c'è segnato niente sulle potenze, però è bella, ragazzi. Che macchina, che faceva delle belle auto. Perché la voleva la Ford. Era questa l'auto. Che dietro sembra che c'ha le tapparelle. Ce n'è dell'Action. All'Action, sì. Sì, c'è il profumo della Ford Mustang. Ah, non ho guardato i profumi. Sono andato a... non ho guardato. Sono andato questa settimana qua, martedì mi sembra che sono andata. Ma sono andato là, ho preso dei detersivi. Anche qua hanno avuto dispute con la Puma. Gli stemmi lì sono spettacolari. Grazie. Adesso è un salotto, eh. Un salotto. Radica, pelle. C'è anche il tattaprivio. Sì. Tutto questo qua. Non c'è. Non c'è il prezzo. Ma sono tutte con la guida a destra queste? Tutte con, la guida a destra. E beh, ma non le hanno mai asportate. Poi senza appoggio a testa non ti credo. Ma i tempi non si usava. La 1 ce n'aveva uno fatto in plastica che se davi una craniata ti rimaneva lì un pezzo di testa. In plastica, e fallo in cemento che fai prima. In plastica, devo fare in cemento, non è la stessa cosa.
Anche quelli laterali là, cioè tre, quelli là sono considerati capannoni, i due laterali sono tre. Guarda quella limousine. Gilerino qua. Sì. Sì, ma andavano, erano dei 125 ma volavano. La 500 limousine non l'ho mai vista. 500 limousine. Cioè vado al lavoro con questa qua. Vedi, 500 limousine, ma c'è anche il televisore, c'è anche. Guarda, è lì. C'è il comando e il televisore. Ma dai. Che spettacolo! Uno perché hai le cose. A quanto pare sì. C'è la bombola e dietro c'è il motore. Comunque Abarth, eh? Particolare, molto particolare. No. Era una macchinina di lusso per i tipi. Sono anche di più. Ma l'hanno eliminata subito. Sei cilindri. 3200 6 cilindri, 24 valvole. Un'auto imponente, ma non niente. Questa casa era la mia cugina, l'auto bianca, 70 cavalli. Questa è bella, questa qua è carina, era una bella auto. Poi con del coso qua, ma dai, che mettevano sta roba qui, mettevano. Ma come le case, quelle grondaie. Anche sì, poi dopo chiaramente la ricerca. Per fortuna. Invece questa non avevano grondaie. Questa ti pioveva dentro direttamente. Oh, sì, 5.500, eh? 5.500 il fondo.
Quanta giri? MG. MG. Qua c'è un ferrerino. Adino. Era una di quelle brutte. Insieme alla Mundial, eh? Adino l'ha fatta sia la Ferrari che la Fiat. L'Adino? Eh sì. Era prodotta da tutte e due. Soltanto che quella della Ferrari voleva un casino, quella della Fiat voleva un cazzo, infatti. Forse sono le Ferrari più brutte che abbiano mai fatto questa cosa. Perché era l'epoca che aveva ceduto l'attività. Come al solito c'era la Ford che la voleva, no? Non la voleva la Ford. Ma guarda, adesso la Ferrari si è venuta per il cacchio. Questa qua è una signora macchina. Questa sì. Ma c'era la Lancia allora. Ma la progettata la Lancia, non la progettata. Questa è una signora auto. Quando è arrivata la Fiat, la Lancia. La Lancia Monte Carlo. Batteria al 12,5. L'Aprilia. Non ci posso credere che è un 1350 di cilindrata. Ci credici? Allora la facciamo così. Sembra poco, mi sembra. Quando ha fatto la Lancia Y tre cilindri, ho guardato l'ultimo meccanico che è una cagata in mano, che c'era lui, però c'era la sua mamma, ma una cagata in mano la Lancia Y da tre cilindri. Che bella, bello cambiare la griglia prima volta. Quelle lì, ogni staccata che senti, quando fai una cambiata, senti proprio quel tac, tac. E quelle tac che fa, è una roba pornografica. Cambia via, la figata. Cambia il mondo. Poi appena cambia il cazzo. Porca troia, si unite nel 24. Allora, ripetimi che dovete quello, la semiautomatica com'è, elettrica. Semiautomatica elettrica, io lo prendo anche. Alla San Marino, no? Sì. Allora, ma tu puoi quando tu fai una scorrita, organizzi una. Ma l'hanno è in folle senza freno a mano. È folle. Folle senza freno a mano. Spingila fuori. Sì, la parola tu alza la catena, so che non va. Guarda, quella catena lì, se mi vedo addosso cade. Una macchina
Ma è plastica, no, ma non ridi, è plastica questa cosa. Sa quando gli fai niente, è plastica. È bello lo stemma della Porsche. Poi non lo so perché la Porsche è coordinata da Ferrari. Ma lo sai cosa sono belle anche il fucile e le Paint Bull? Quelle è bello anche. Ah, ma tu devi comprarlo. Io ce l'ho già. Fucile Paint Bull. Quello a molla, non quello a ricarica ad aria compressa perché non lo puoi caricare. E quanto hai pagato? Non mi ricordo. No, con meno di 100. Arriva dalla Spagna, è l'unico posto dove lo vendono. Com'è che si chiama? Paintball, perché in Italia è illegale. Quel fucile lì spara dei pallettoni così, che quando colpiscono esplodono e lasciano la vernice. Che da figata! Ero andato in mezzo al bosco, sparavo sull'albero, verniciato. Paint Bull. In Italia non so se li trovi perché mi è arrivato dalla Spagna, mi è arrivato. Poi magari adesso ci trovi qualcosa, o su eBay. Sai, su eBay magari c'è qualcosa. Io l'ho preso proprio da un sito, un negozio che lo vendeva. Io tutte e due ce li ho. Sia questo che quell'altro, è proprio quello lì. Carica molla e non sbagliare a prendere quello ad aria perché non esiste un compressore per caricarlo. No, no, a molla. Viene caricato dai 150 dai 150 alle 200 atmosfere viene caricato. Non esiste un. Sono compressori speciali per caricarlo. Perciò a casa non lo puoi caricare. Poi servono i proiettili. I proiettili si trovano su eBay, si trovano. Scatole da 500 ho preso, uno scatolone da 500 proiettili. Sì, no, questo qui adesso quasi quasi me lo faccio arrivare.